Makeupine, bentornate sul mio canale. Questo è un video swatch di questi bellissimi rossetti metallici di NYX Professional Makeup. Questa giostrina era stata creata per Natale, infatti adesso la portate via a metà prezzo con i saldi. Io l'ho pagata 14 euro anziché 30, 14 euro qualcosa, adesso precisamente non mi ricordo il prezzo, e appunto l'ho portata via a 14 euro anziché 30. Adesso faremo tutti gli swatch, vi farò vedere gli swatch, così se siete interessati potete ancora prenderla con i saldi, e partiamo subito a fare gli swatch sulle labbra. Abbiamo finito gli swatch di questi rossetti liquidi metallici di NYX Professional Makeup. Cosa dire? Allora, ci sono dei colori che performano bene e ci sono dei colori che non sono tanto performanti. Cosa dire di questa giostrina? Allora, i colori sono tutti molto abbastanza carini, alcuni pazzerelli, e perché no, dai, si possono anche indossare, ma se devo essere sincera, appunto, alcuni performano bene, alcuni performano non benissimo, perché l'ho trovata in saldo 14 euro, ma se dovessi averla presa 30 euro un pochino mi sarebbero girate le scatole, appunto perché ci sono dei colori che non performano benissimo, e quindi niente, per 14 euro ok, sono un 4.7 ml di prodotto a ciascun rossetto. Dentro la giostrina abbiamo, dicevo che dentro la giostrina abbiamo 12 rossetti con in full size, e appunto sono un 4.7 ml di prodotto con un PAO di 18 mesi dall'apertura. E niente, vi dicevo che a 14 euro ci sta, a 30 no,
Per quanto mi riguarda, fatemi sapere nei commenti se voi l'avete presa, come vi siete trovate, se anche voi notate che ci sono dei colori più performanti e dei colori che performano meno, cioè nel senso sono meno scriventi alla prima passata, dovete insistere un pochino. Ho trovato un colore, mi sembra che è un, non mi ricordo quale, è piuttosto duretto. Bisogna stare attenti a spalmarlo e bisogna vedere appunto. Questa è la prima volta che li swatcho con voi, l'ho aperta con voi, quindi non so poi la durata di questi prodotti, però si vede che c'è questo, mi sembra, colore qui che è un pochino duretto e quindi un altro è più il viola, quello più chiaro. Aspettate, vediamo se vado a recuperarlo. Qual era? Mi sembra che era questo. È trasparente all'inizio, bisogna insistere, quindi per quello che vi dico che questo performa bene, invece quei due tre rossetti performano un pochino male, quindi insomma 30 euro non sono pochissimi, non sono tantissimi per 12 rossetti in full size, però comunque scoccia, ecco. E quindi cosa dire? Niente, questa è la mia opinione. Per 14 euro, ok, per 30 no. Quindi ho fatto bene non prenderla quando era 30. Non l'aspettavo nei saldi, l'ho trovata per sbaglio e ho deciso di prenderla, ma appunto, come vi dicevo, di più no, di 14 euro no. Quindi, make upine, spero di esservi stata utile, che il video vi sia piaciuto. Vi mando. Ah, ecco, volevo dirvi un'altra cosa. Questi colori non sono in gamma permanente, ho dato un'occhiata, sono un'edizione limitata, non sono nei rossetti metallici, soft matte metallici, appunto, di NYX, sono appunto colori nuovi che non sono in edizione permanente, quindi non li trovate in edizione permanente, ma appunto sono colori che se vi piacciono dagli swatch ve li consiglio per 14 euro in saldo, ma se non vi piacciono, c'è qualche colore che non vi piace, che cosa, magari comprateli singoli, anche se non sono questi colori, sul sito di NYX probabilmente. Non so come mai, anche dentro il calendario dell'avvento ho trovato dei rossetti matte piuttosto che performano un po' meno, tipo il nero che ci tenevo tanto ad avere. Infatti ho preso il calendario NYX, mi sono convinta a prendere il calendario NYX appunto perché c'era dentro il rossetto nero e performa malissimo. Non è per niente bello, quindi anzi secondo me è da cestinare, quindi non so come mai, dovrebbero essere più migliori questi, visto che comunque sono edizioni limitate e possono portare a invogliare le persone a comprare anche quelli singoli. Non so come mai succede così, ma vabbè, fa niente, ormai quello che hai preso, quello che hai fatto è fatto. Non è che NYX sia una cattiva marca, è solo che mi è già capitato anche col calendario dell'avvento di trovare dei rossettini che performano un pochino male. E niente, se non siete ancora iscritti al mio canale, ragazze, vi invito a iscrivervi al mio canale, subscribe, vi invito a mettere un bel pollice in su, a lasciarmi un commento qui sotto, condividere questo video sui vostri social e venire a trovarmi sul mio gruppo Facebook e la mia pagina Facebook. Per il momento questo è tutto, vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, make upine!